stavolta l'Emilia Romagna può scegliere di cambiare, può liberarsi da 60 anni di controllo rosso, può tornare a fare agricoltura, libera impresa. Un'Emilia e una Romagna senza clandestini alloggiati negli alberghi a 3 stelle, senza i terremotati che stanno nelle roulotte, coi soldi e le case popolari che vanno ai loro cittadini. Questa volta i cittadini possono finalmente scegliere. A questo proposito, un giro a Piacenza proprio su questi temi. Sì, non è possibile che ci siano furti non puniti, che ci siano italiani che dormono in mezzo a una strada, che ci siano campi rom finanziati dalla regione, che ci siano agricoltori non sostenuti da nessuno. Si può cambiare, qua è l'occasione di aprire le finestre, respirare un po' d'aria pulita, visto che l'Emilia Romagna, se fossero sole, potrebbero competere col resto del mondo. Se oggi dovessi dare un suo messaggio personale a Bonaccini, cosa gli direbbe? Bonaccini, il fantasma rosso, quello che pensa già di aver vinto con tutti i disastri che ha fatto il Partito Democratico in Emilia, pensiamo solo al sistema delle cooperative che ha ammazzato tutto il resto dell'impresa, c'è solo la libertà di scegliere.